Lavora con tadena la sbaraia. Lavora con tadena la sbaraia. Lavora con tadena la sbaraia. Padrone il grene conta della paia. Onorevole Zullo, gli agricoltori europei sono sul piede di guerra, hanno ragione o hanno torto secondo voi? Hanno assolutamente ragione, perché si stanno lamentando di un modello agricolo che non funziona più. Chi lavora alla terra non vede riconosciuto il proprio impegno, né dal punto di vista motivazionale né dal punto di vista economico. Sono persone che non sanno più come mandare avanti le proprie famiglie. Dobbiamo assolutamente ribaltare l'approccio all'agricoltura. La protesta degli agricoltori è esplosa con forza sia a Bruxelles che a Strasburgo. La politica agricola comune, che un tempo assorbiva oltre la metà del bilancio dell'Unione, è tuttora la voce più consistente dei conti comunitari. Un peso necessario per tutelare il settore primario, che è ormai ridotto a poco più del 3% del PIL europeo. Ma si pensava che le nuove situazioni del mercato, con la fine dell'età delle eccedenze, avrebbe potuto sostenere il reddito agricolo senza eccessivi aiuti. Non è andata così. Dopo l'abolizione delle quote latte si è verificato un crollo verticale dei prezzi che, unito alle conseguenze dell'embargo russo, ha messo alle corde gli agricoltori. Il Parlamento europeo ha fatto forti pressioni sul commissario Hogan per interventi d'urgenza, come spiega il Democrat Paolo De Castro. Sì, non erano solo i problemi del latte, come è noto, ma c'era un insieme di problemi che hanno portato alla convergenza di tantissimi agricoltori a protestare a Bruxelles. Certamente il latte, ma anche la crisi per l'ortofrutta dovuta all'embargo russo, il problema della carne suina. Insomma, è un momento di grande difficoltà, perché i prezzi in Europa stanno calando, e stanno calando in maniera assolutamente non sostenibile per i redditi degli agricoltori. L'avevamo detto a Hogan come Parlamento europeo, ma ci aveva risposto che presto si sarebbe visto un andamento in crescita, che purtroppo invece continua a non esserci. Noi chiediamo al commissario di mettere mano a una proposta legislativa seria che dia effettivamente una possibilità di gestire meglio i rischi dovuti a questa volatilità dei mercati. La linea di intervento scelta è quella di massicci acquisti di latte e di carne, che proteggano questi prodotti dalla fase congiunturale di ribasso dei prezzi e vengano poi rivenduti in momenti più favorevoli. È una linea che in passato ha dato buoni risultati, ma il mezzo miliardo stanziato rischia di essere insufficiente. Hogan promette di fare di meglio, ma nessuno può dimenticare che sono tempi di vacche magre e in questo settore il modo di dire rischia di essere letterale. Il tema è quello di gestire le crisi, di gestire il rischio. È evidente che la Commissione non può intervenire sostituendosi al mercato, ma dobbiamo trovare i meccanismi che compensino gli agricoltori quando abbiamo questi mesi o lunghi mesi di abbassamento di prezzo. E questo è l'elemento difficile sul quale noi dobbiamo applicarci e applicarci di più, un po' come hanno fatto anche gli americani con il loro Farm Bill, facendo fare dei sacrifici agli agricoltori sugli aiuti diretti, ma introducendo strumenti nuovi di gestione del rischio. Cioè, quando il prezzo va sotto una certa dimensione, devono scattare dei fondi mutualistici, dei sistemi assicurativi che garantiscono la tenuta del reddito in quei mesi in cui il mercato non riesce a farlo.